Viaggia ancora a mezzo servizio il Tecno Casic, termovalorizzatore del sud Sardegna tra Cagliari e Capoterra. Il forno dedicato ai rifiuti ingombranti doveva ritornare in funzione domenica, dopo mesi di stop e di disagi per i comuni dell'area, ma sarà necessaria una nuova proroga. I lavori si sono protratti più del dovuto per dei problemi in fase di lavorazione. Contiamo di terminare i lavori per fine ottobre. Ma i problemi riguardano anche gli odori che appestano l'area. I residenti raccontano di una quotidianità di finestre sbarrate sperando nel vento. Quando c'è il vento che tira verso Capoterra non può rimanere. Guardi, io abito addirittura nell'altra parte del paese. Le dico che a giorni non si può aprire una finestra. È qualcosa di micidiale, mi creda. Non tutti i giorni, però l'aria quando apre le finestre c'è un odore di puzza. Casa sua deve chiudere le finestre. Sì. Specialmente in estate. Dall'impianto spiegano, gli odori vengono dall'aia di maturazione del compostaggio totalmente all'aperto, nonostante già ci sarebbero i fondi per la copertura e un progetto per un sistema anaerobico che eliminerebbe gli odori, ma per ora solo sulla carta. Le lamentele sono fondate, il nostro impianto è un impianto realizzato in questa maniera, con l'aria di maturazione del compost all'aperto. Il CACIP, che è proprietario dell'impianto, ha pronto un progetto per la copertura dell'aia per mitigare un pochino gli odori che sono sicuramente fastidiosi.